Ciao ragazzi, bentornati sul Goloso Mangiar Sano. Oggi un altro video con la zucca, ma so che la amate almeno quanto noi, quindi questa ricetta vi piacerà un sacco. Si tratta di un dolce, sono dei muffin molto molto semplici con le gocce di cioccolato. Ci vuole pochissimo per prepararli e sono pazzeschi. Si mantengono morbidi, sono aromatici, sofficissimi, insomma davvero i muffin perfetti. E poi sono un po' speciali perché all'interno non hanno zuccheri, ma li abbiamo dolcificati soltanto con qualche dattero. Per prima cosa vado a mettere la zucca che ho tagliato a pezzettoni in una vaporiera. A questo punto chiudo con il coperchio, nella pentola avevo già messo l'acqua, e metto a cuocere per circa 15 minuti. Quando la zucca sarà pronta la posso schiacciare. Utilizzo questo utensile davvero molto molto comodo, io l'ho preso all'IKEA ma vi metto anche il link in descrizione su Amazon. Nel boccale di un frullatore vado a mettere intanto i datteri, se utilizzate dei datteri secchi reidratateli con un po' di acqua calda. Vado ad aggiungere poi l'olio e un goccino di latte. A questo punto posso frullare bene. E dopo pochissimi istanti ecco il risultato. È venuta fuori una specie di mousse cremosissima, guardate che bella, viene già voglia di mangiarla così. Posso aggiungere la zucca schiacciata. Vado a mettere anche la farina, il lievito per dolci, le gocce di cioccolato e aggiungo il restante latte. Ora non mi rimane che impastare bene il mio composto. Ed ecco il risultato, guardate, non è meraviglioso? Ultimo tocco, vado a mettere una spolverata di cannella, che è davvero indispensabile, anzi se vi piace potete aggiungere anche dello zenzero. E finisco di impastare. Sono pronta quindi per formare i miei muffin. Come vedete questi pirottini sono realizzati a mano in carta forno, sono davvero facilissimi da fare. Vi lascio in descrizione il video dove li abbiamo realizzati e dove abbiamo realizzato anche altre idee, sempre con la carta forno. Quindi vado semplicemente a riempire i miei pirottini e sono pronta per infornare a 185 gradi per circa 20 minuti. Ovviamente prima di togliere i muffin dal forno fate sempre la prova a stecchino. E questo è il risultato. Guardate che meraviglia! Sono venuti fuori dei muffin profumatissimi, super morbidi, ottimi sia per la colazione che per la merenda. I muffin sono molto molto aromatici, ma il sapore della zucca rimane comunque davvero delicato. Quindi non preoccupatevi, non saranno muffin che sanno di zucca, ma saranno muffin profumatissimi. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto e se vi va lasciate un commento sotto con scritto che cosa vi piacerebbe vedere nei prossimi video qui sul canale. Noi ci vediamo quindi ogni mercoledì alle 2. Ciao!